Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Mi chiamo Giuseppe Dal Passo, sono un ingegnere, faccio il libero professionista e mi occupo di edilizia, in particolare di tutto quello che concerne l'efficienza energetica e l'impiantistica. Il mio contributo di oggi vuole essere piuttosto tecnico, non troppo, e pratico, tra l'altro proprio anche sull'esecutivo, perché il messaggio che vorrei passasse è quello di far capire che razza di volano, che razza di potenzialità economiche si nascondono dietro il tema della riqualificazione energetica edilizia. Quindi una prima parte sembrerà un po' così di elencazione di tecniche, di sistemi costruttivi impiantistici, però in realtà è con l'intento di darvi un quadro generale di quello che può essere il coinvolgimento di tutti i settori dell'economia. Poi una seconda parte in cui vi parlerò di aspetti anche legati ad esempi pratici e esempi più politici. Allora, iniziando, quando parliamo di efficienza energetica, mi scuso subito se dirò delle cose che per qualcuno di voi sono banali, risultano banali, per me lo sono, però mi sono reso conto nel tempo che purtroppo per la stragrande maggioranza degli italiani banali non lo sono, anzi totalmente sconosciute. E questo è uno dei problemi più grossi, cioè il fatto che manchi l'informazione a tutti i livelli. Allora, come efficienza energetica intendiamo la capacità e l'attitudine che ha un edificio, un involucro, a usare al meglio, quindi non sprecare possibilmente, l'energia che mettiamo dentro per scaldarlo, raffrescarlo e illuminarlo. Questa è una classica foto fatta con una macchina termografica che mostra le famose zone di dispersione di un edificio, quindi le zone più scure sono quelle che disperdono meno, le zone sono ovviamente colori falsati. Le zone più gialle e più rosse sono quelle che disperdono maggiormente il calore. E queste sono le foto classiche che troveremo in un edificio medio italiano, cioè un colabrodo energetico. Un quadro veloce a quello che è l'andamento dei costi storico dell'energia, in particolare del metano, negli ultimi 4 anni. Spesso le persone pensano che l'aumento del metano sia nullo o quasi nullo. In realtà, non vi sto a leggere i dati, se voi prendete la terza colonna da sinistra che indica l'inizio del 2010 e le ultime del 2013 copre un arco di 3 anni, in quei 3 anni lì la colonna che indica il costo medio del metro cubo di metano è cresciuto del 34%. Siamo a 69 centesimi fino agli 89 dell'ultima colonna. In 3 anni aumenti del 34%, credo che sia abbastanza, no? Nonostante questo, addirittura localmente ci sono realtà, sapete che i gestori dell'energia sono territoriali, gli aumenti possono essere anche molto più spinti. Mi è capitato un paio d'anni fa, per una valutazione che dovevo fare a Modena, di prendere uno storico delle bollette di un condominio e riscontrare che in un anno solo il metano era cresciuto del 14%. Quindi questo è il futuro che ci aspetta, un aumento sicuro e matematico ogni anno. Ragione per cui ritengo sia fondamentale procedere all'efficientamento energetico. Allora, la riqualificazione energetica si basa su 2 macro aspetti: intervenire sull'involucro, cioè sull'edificio, intervenire sulla parte tecnologica, cioè gli impianti. La priorità, come già stato detto prima dai colleghi, è sicuramente quella di agire sull'involucro, quello che dà il maggior rapporto appunto tra costi e benefici. In seconda istanza si interviene sugli impianti, ma questi non siano veramente obsoleti. Allora, questa illustrazione indica a livello così di massima quali sono le quote parte di dispersione a seconda della parte dell'edificio. Le trovate molte di queste su internet, però a grandi linee queste sono le grandezze in gioco, quindi vedete che attraverso le parti opache se ne va almeno il 30% dell'energia, attraverso il tetto un 20%, anche attraverso il terreno, cosa che non sembra, se ne scappa un buon 10% di energia. Allora è prioritario intervenire, se possibile, prima sull'involucro opaco, cioè sui muri, realizzando il famoso cappotto. Quindi il cappotto si può eseguire con tutte le tecnologie che adesso qua vi mostro velocemente a scopo didattico, possono essere quelle che coinvolgono sistemi e prodotti derivanti anche dalla sintesi purtroppo del petrolio, ma anche da altri sistemi, quindi lame di roccia, il volgare polistirolo, che si chiama PS, o i poliuretani espansi. Queste sono le tipologie classiche di cappotto che permettono di abbattere le dispersioni termiche attraverso le strutture. Poi abbiamo anche i materiali che possiamo chiamare ecologici o naturali, che sono realmente naturali, come i prodotti derivanti dal legno, cioè le lame di legno. Un altro prodotto incredibile
che è totalmente sconosciuto oggi per questo uso, è il sughero, e un altro prodotto ancora più incredibile per le potenzialità che ha è la canapa. Tra l'altro la canapa ha delle capacità di utilizzo che sono molteplici, addirittura tessile e addirittura alimentare. Un mese fa mi capitato di mangiare della pasta fatta di canapa, non lo sapevo. Ecco, quindi sul discorso cappotto c'è veramente un grosso settore dell'industria, della produzione e anche della fase di esecutiva enorme da coinvolgere. Poi il settore dei serramenti, cioè poter intervenire sostituendo i serramenti con serramenti evoluti, quindi ad opera doppia o tripla lastra con i famosi gas nobili all'interno, che danno anche questi dei benefici eccezionali. Poi, vado veloce perché ne ho parecchi. Oltre a intervenire sull'involucro, si può intervenire appunto, come dicevo, sulla parte impiantistica, con interventi specifici e anche semplicemente con le buone pratiche, cioè il fatto di arieggiare correttamente i locali e quant'altro. Però le cose più importanti sono quelle che vi elenco qua, che vi lascio leggere, adesso qualcuna la vediamo rapidamente, che sono accorgimenti anche di dettaglio che hanno però degli effetti enormi. Allora, a parte la sostituzione di caldaie, ovviamente meglio se obsolete, con caldaie più moderne a condensazione, la condensazione è meglio se abbinata al solare, però il solare non è la soluzione all'efficientamento energetico, è un accessorio. Valvole termostatiche e ripartitori di costo sono soluzioni che sono eccezionali per l'ambito dei condomini. Nelle città i condomini tipicamente sono stati costruiti negli anni 60, per non dire 50, e a tutt'oggi hanno le stesse accorgimenti tecnici di allora. Quindi applicando questi piccoli accessori si permette di calcolare esattamente i consumi, ottimizzarli e ridurre solo col fatto di applicarli anche i consumi, solo perché le persone sono incentivate psicologicamente a usare meglio il calore perché sanno che esattamente pagheranno quello che consumano. Un altro sistema impiantistico abbastanza innovativo, molto poco conosciuto, già prima Sarotto l'ha anticipato velocemente, è quello della ventilazione meccanica controllata. Perché? Perché una buona parte di energia ci scappa quando si fa semplicemente il cambio dell'aria delle stanze, l'aria viziata, okay? E qui se ne scappa veramente. Pensate, d'inverno avete scaldato l'appartamento a 20 gradi, aprite le finestre, buttate via aria a 20 gradi e ne tirate dentro aria a 5 gradi o 0 gradi. Questa è tutta energia che si butta. Ebbene, questi impianti sono costituiti da una centralina che incorpora due ventilatori, uno che spinge e uno che aspira, alla quale centrale sono abbinate due reti di tubazioni che finiscono con delle bocchette nei locali, nelle quali una parte di tubazione aspira l'aria viziata dai locali cosiddetti inquinati per buttarla fuori e l'altra parte di tubazione immette aria buona di rinnovo. Allora, cosa succede di interessante? Che dentro la centrale questi due ventilatori sono, diciamo, divisi da uno scambiatore di calore che fa sì che l'aria viziata che io butterei via d'inverno ha un flusso di scambio termico per cui cede il calore all'aria in ingresso che è fredda, preriscaldandola e rimettendola nei locali già quasi a temperatura ambiente. Quindi tutta energia risparmiata. L'efficienza energetica di questi impianti supera tranquillamente l'80%. Ovviamente i dati di Targa danno anche 90-95, ma siamo più realistici, parliamo di un 80. Quindi un 80% di energia che recuperiamo. Questo perché anche? Perché nelle case nuove si parla sempre di supercoibentazione, sono degli involucri sigillati sani. Quindi il ricambio dell'aria normale che abbiamo sempre avuto anche con gli spifferi non ce l'abbiamo più. Ecco anche perché spesso prolificano le muffe, le condense. Perché l'aria umida resta dentro, non c'è un ricambio con gli spifferi, quindi con questo sistema risolviamo anche quel problemino lì sulle case nuove. E non solo, con questi impianti si può anche intervenire con dei kit appositi anche sull'esistente. Quindi con degli impianti, diciamo, a vista, nascosti con dei finti travi, con delle finte lesene che permettono di diramare queste tubazioni. Un'altra tecnica di cui parlerà dopo l'amico Martelli è quella della microcogenerazione, che secondo me è veramente una chiave di svolta per il futuro. Praticamente permetterà, è un sistema che permette, di creare con tempo acqua calda, di riscaldamento per lavarci, e energia elettrica. Ripeto, dopo ne parlerà nel dettaglio Martelli, però questa veramente è una soluzione eccezionale anche per andare in soccorso di quella che è oggi l'industria automobilistica, perché questi impianti sono costituiti da un motore
vero e proprio endotermico a combustione. Dopo vi lascio sorprendere da Martelli su questo tipo di impianto. Questo è un altro tipo di microcogeneratore, vedete che sono oramai anche abbastanza piccoli, si possono tranquillamente installare anche all'interno dei locali e sono, ripeto, veramente una novità che io mi auguro che in futuro venga promossa, venga incentivata e per cui anche i prezzi scendano, perché oggi sono piuttosto alti. Allora, esempio di riqualificazione energetica, molto rapidamente. Allora, come classe energetica sapete che si parla di un numerino che indica il fabbisogno in kilowattora a metro quadro all'anno, che è quanta energia serve per tenere calda ogni metro quadro di casa mia per tutto il periodo di riscaldamento. Più basso è, meglio è. Allora, un paio di esempi. Questa è l'edilizia privata. Questo edificio qua, un villino di inizio Novecento, tre piani, vedete, quindi un appartamento per piano. I due dati veloci sono 110 metri per piano, è ante intervento, un classe G, con un fabbisogno di 400 kWh a metro quadro all'anno. Facendo i calcoletti, vedete che costerebbe, in parametri standard, 11.900 euro di metano all'anno per scaldarlo. Ebbene, facendo un intervento di questo tipo, un cappotto da 9 cm, serramenti nuovi, vado veloce, caldaia nuova, valvole termostatiche a ogni corpo scaldante e un nuovo tetto isolato in fibra di legno, il risultato che se ne ricava è che l'edificio va in classe D, il fabbisogno da 400 scende a 110, quindi parliamo di una riduzione del 75% circa delle dispersioni dei consumi, scusate se poco, con un intervento che ha portato un risparmio, vedete, di 8.600 euro all'anno, con un costo di circa 80.000, facendo la divisione verrebbe fuori che il rientro in 9 anni. Ecco la dimostrazione che sono interventi che si ripagano da soli. E questo senza andare a coinvolgere gli eco bonus, cioè il 65% di detrazione che lo Stato offre. Se considerassimo anche quello, il rientro diventa di 3 anni e mezzo. Quindi, ripeto, la cosa mi sembra di una banalità sconcertante, eppure queste cose si faticano a conoscere. Un altro dettaglio fondamentale per considerare le nostre riqualificazioni urbane, nelle città che sono piene di condomini fatiscenti oramai degli anni 50-60, si darebbero con queste riqualificazioni enormi rivalutazioni commerciali. Mi diceva un cliente di Modena l'anno scorso, un immobiliarista, che sono disperati in centro a Modena perché erano abituati a vendere gli appartamenti in condominio a 4.000 euro al metro, nei tempi d'oro delle vacche grasse, oggi a 1.000 euro al metro non riescono a vendere, perché sono dei colabrodi, sono delle cose bruttissime, orrende e energivore. I soldi come li troviamo? Vi elenco tre modalità, diciamo, le più comuni: le ESCO, gli istituti statali e i finanziamenti speciali. Allora, sull'incentivo statale non mi dilungo, sono i finanziamenti come 65%. I finanziamenti speciali sono dei finanziamenti fatti da delle finanziarie che fanno dei prestiti chirografari, quindi senza ipoteche reali a tassi molto bassi, ma sono ancora rari, e le ESCO sono delle società private a scopo di lucro, di cui parlava ad esempio prima il professor Gallegati, che si prendono l'incarico di fare l'intervento, spese loro, poi con la bolletta antecedente al miglioramento, per N anni tu paghi questo canone alla ESCO con il quale lei riesce, tramite il risparmio conseguito, a ripagarsi dell'investimento dell'utile. A fine del periodo di N anni l'impianto diventa tuo, quindi comincia a pagare la vera bolletta ridotta. Ecco, sto per arrivare alla fine, quindi mi scuso se sforerò un po', però per il settore pubblico cosa si può fare? Questa è una scuola a Parma, un caso vero, che ho affrontato quasi 2 anni fa per l'amministrazione comunale, l'efficientamento di una scuola. Queste sono alcune foto, fa vedere l'edificio più incendiato e vetri. Praticamente con questo intervento, vedete in giallo, facendo un cappotto e cambiando i vetri, si è raggiunto un efficientamento, cioè un abbattimento dei consumi dell'83%, 83%, e lì vedete anche i dati relativi al tempo di rientro. Questo sarà il classico lavoro, appunto, che non va a gravare sulle casse pubbliche, si ripaga da solo e non crea debito. Questa foto, vedete, cosa c'entra? C'entra come? Perché? Adesso parlo di politica un attimo. Allora, l'F35, ecco il progetto folle, secondo il quale l'Italia dovrebbe unirsi in questi apparecchi, con un costo iniziale di circa 60 milioni di apparecchio, quando ufficialmente si sa già che supera i 200,
con un investimento di 14 miliardi che a conti fatti a fine vita di questo apparecchio sarebbe di 54 miliardi di euro. In realtà, facendo una scelta politica, si potrebbe spostare questo investimento su spese di riqualificazione, vedete, mettendo a posto 2.000 asili, cioè facendo 2.000 asili pubblici, mettendo in sicurezza 10.000 scuole e altre cose. Ma non solo, ad esempio, finisco, il casco di questo pilota, di questo aereo, costa 2 milioni di dollari, sarebbe stato sufficiente per sistemare due scuole come quella di prima. Sulla TAV, salto perché avevamo già parlato del giornale Mancini questa mattina, però era un paragone sempre finanziario, e questa è la morale con cui appunto si potrebbero risolvere questi problemi e non capiamo perché non lo si fa. Allora, fatto tutto, con questa considerazione, veramente quindi finisco, è fondamentale capire che la miglior forma in assoluto di energia rimane quella del risparmio energetico. Attraverso questo possiamo appunto la qualificazione energetica creare del lavoro utile che si ripagherebbe da solo senza andare appunto a aumentare il conteggio infinito dell'aumento del debito pubblico e potrebbe essere, la cosa importante, messo in pratica domattina. È veramente una questione di scelte politiche che sta alla fine a noi fare attraverso le nostre scelte di cittadini. Io con questo veramente finisco.